Panzeroni! Citofoni e cinofili! Piattaforma, Twitch, mediatica, rock metal, tutto compresso insieme con tre volti bellissimi, uno più bello dell'altro. Come sta, ragazzi? Io sono tutto appena bene. Tornato da Colonna di San Lorenzo perché ho la kefia, stiamo ripopolando la zona emo milanese. Così con la kefia mi ricordavi i nemici di Call of Duty, quelli di adesso. No, sono io, sono il tuo nemico numero uno. Quindi sei una cellula di Alcazar? Sono un Alcatraz e Alakazam. Io all'età che fu, io non potevo mettermela, i miei parenti me l'hanno impedito. Sì. Ma tutti i ragazzi fighi della mia scena ce l'hanno, non mi frega niente, tu sei italiano. Zeb, oggi invece sembra un mimo. Sì. Fai il mimo? Volevi essere... Eccolo qua. Eh? Ragazzi, volevi essere un sin boy. In prigione. Esatto, volevo essere un sim boy. Un sim boy. E allora, ragazzuoli, innanzitutto buon lunedì a tutti. Si sa che a voi ragazzi, buon oggi... buon porno. E oggi è Cyber Monday. Avete comprato le cosine a basso prezzo? No, cazzo, non l'ho fatto perché io tutti gli anni... Ho appena comprato 8 plugin. Basta, bene. Non è giusto. Io tutti gli anni quando arriva questo momento, c'ho il 50% di sconto, sono sempre a zero. Hai capito? Ora anch'io. Danny, ma quindi sono in sconto i preservativi degli Eline? Sì. No, ci sono, li voglio. No, adesso. Li faremo. Perché farai qui tu. Qualcuno ne ha bisogno. Predirei. Sì, bene. Tutti dovrebbero usarli, perché è importante essere protetti, ragazzi. Soprattutto... Allora. Adesso ultimamente c'è stato il coso, la Milano Games Week, lì era pieno di gente che proteggeva... Si proteggeva? Ma perché sì, proprio li sfidavano? No, proteggevano la loro verginità e... il fatto che ci potesse essere qualche occasione... In modo proprio... piuttosto ardito, tra l'altro. Sì, avevano uno scudo così, proprio. Sì, ma in realtà adesso i nerd sono diventati le nuove rockstar. Nuovi chad. Un sacco, sì. Nerd is the new chad. No. Ragazzi, ma il tema di oggi è molto importante o sbaglio, Dave? Raga, il tema di oggi è molto importante. Oggi parleremo delle donne nel rock, no? Allora, perché questo argomento? Perché il 25 novembre... Perché ci sono io. Perché c'è Danny. Il 25 novembre è stata la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne nel 2022. Perché c'è questa evenienza? Perché dal 1 gennaio al 24 novembre del 2022 in Italia, solo in Italia, sono state uccise 104 donne. Di cui 3... No, scherzavo, content. Content, ho detto. Ah, per il content. Ah, ok. Danny, pronto. Pronto. E noi ci tenevamo a ricordare che la violenza non è soltanto fisica ma anche psicologica. Infatti abbiamo qui pronto un'immagine con una piramide che elenca quelle che possono essere le violenze sulle donne. Ora le andiamo a vedere subito. Chiedo a Simone di farla vedere. Ecco, sì. Quindi l'omicidio è soltanto all'apice delle violenze sulle donne. Poi c'è la violenza sessuale, l'abuso fisico, emotivo, finanziario, fino ad arrivare a quelle molestie, minacce, abuso verbale, esatto. Ruoli tradizionali, discriminazione sul lavoro, rigidi stereotipi di genere, questi io li odio tanto. Sì. Sessiste, omofobiche, transfobiche, linguaggio offensivo da un oggetto. Sì, decisamente. Infatti, sì. Il fumetto, tra l'altro, allusione. Benissimo. È molto possiamo reale. Ritornare. È molto reale quel fumetto lì, che mai era solo una battuta, perché sì, non sai poi... quanti uomini fanno così. Sì, tantissimo. Sì, il catcalling, che non viene considerato nemmeno come violenza, ma in realtà lo è, viene considerato... Ma in realtà è da poco che se ne parla, Del sì. Catcalling? Sì. Cioè, per certa gente è anche assurdo, cioè... Sì, perché ora non in certi paesini niente. Di provincia fare tesoro. Sì. Ma è tipo, normalissimo. Ma se vai a cercare tipo su YouTube girl walk in city, cioè New York, cioè, ce l'hanno fatto in tutte le città, c'è proprio il calcolo dei fischi e delle molestie, cioè soltanto davvero? Solo che una ragazza cammina per strada riceve in una giornata, in non so 8 ore di camminata, centinaia e centinaia di fischi e cose del genere.
Pazzesco, pazzesco. Beh, e noi proprio per questo motivo abbiamo deciso di dedicare la puntata di All You Can Speak di oggi proprio a quello che è l'espressione rock e anche metal. Infatti vedremo, abbiamo delle chicche preparate per voi, completamente dedicate alle donne. Esatto. Perché anche purtroppo nel mondo della musica si è spesso sentito parlare di marginazione, di distacco e di allontanamento purtroppo di artiste, cantanti e musicisti femmina solamente perché non sei un uomo. E questa è una grandissima stronzata, perché ci sono tantissime front woman o chitarriste, bassiste, anche batteriste che hanno veramente spaccato il culo. Mm-hmm. E oggi secondo me è uno dei grandi e gravi problemi, mi verrebbe da dire, soprattutto in Italia. Mm-hmm. Poi magari mi sbaglio, Italia sicuro, dell'eccesso di mascolinità, testosterone, sono io il capobranco nel metal, ma non solo, Dan, perché io, guarda, io ho altre pilloline per tutti i maschietti insicuri di sé che sostengono l'inutilità di queste ricorrenze. Certo. Allora, il Global Gender Gap Report catalogo l'Italia come l'82esimo paese al mondo per parità fra uomini e donne. Questa, cioè, raga, è una cosa gravissima. Chi è al primo posto? 82esimo. Non lo so, mi pare che gli USA forse erano tra i primi. Comunque, se vuoi ci guardo, magari mandiamo un contenuto e dopo ci do un'occhiata. Sono curioso, certo. Proprio. Sì. Però giusto per elencare alcuni ritardi nei diritti riconosciuti alle donne in Italia, il 2 giugno del 46, quindi dopo la seconda guerra mondiale, sono state considerate cittadine al pari degli uomini per quanto riguarda il voto. Nel primo dicembre 1970 viene approvata la legge sul divorzio, quindi le donne possono divorziare in modo da svincolarsi da abusi da parte dei partner. A che anno, perdonami, Dave? 70, 1970. Okay. E poi abbiamo, che queste sono gravissime secondo me, solo nel 2009 la legge sullo stalking e nel 2013 esisterà la legge sul femminicidio. Ecco. Quindi, raga, cioè, sono delle date che mettono i brividi. Ma sì. come cioè, personalmente io la vivo questa cosa perché, che ne so, faccio tardi, accompagno una mia amica a casa. Cioè, tipo, la settimana scorsa mi ha detto: guarda, meno male che mi accompagni te la macchina, perché io ho paura a camminare per strada alle 2 di notte. Ma madonna, non sono, cioè, raga, storie di fantasia, ansia. Sono storie estremamente attuali, che sono sempre capitate e tuttora, anche se la nostra società vuole farci vivere un mondo più sicuro, migliore, in realtà è spesso e volentieri, purtroppo per loro, completamente diverso ancora oggi. Sì, e... sì, assolutamente. Infatti io vorrei farvi vedere alcune immagini che possono sembrare una cosa, fra virgolette, bella, ma hanno un significato molto forte. Okay. Dalla regia, se possiamo far vedere le quattro immagini, magari a reaction, così ci possiamo parlare. Certo. Chi è? Ah! Abbiamo Cristina su Kerrang, ok. Yes! Cos'era, il 2000 e Danny? Andiamo avanti. Check. Ah, ok, c'è tutto un percorso. Ok. Sì. Ok. E abbiamo sempre Cristina. Yes. E abbiamo sempre Cristina. Okay. Assolutamente. Poi qua era veramente, veramente young. Caspita, sì. Qua era veramente indietro. Allora, torniamo due passi indietro, scusami. Quindi mettiamo la seconda. Quindi la seconda foto? Sì, a parte... Allora... l'ho letto adesso, cazzo. The hottest chicks. Porca, no, va bene. Non avevo collegato subito. Stavo cercando di capire il nesso con la prima foto e ho letto adesso il titolo. Grazie, regia. The hottest chicks in metal. Alle pollastre. Sì, capito. Sì, vabbè, sì. Tolto questo, al di fuori, questa è una cosa che l'ho sentita rivendicare tante volte da Cristina, così come sono state scritte tanti articoli a riguardo. Mm-hmm. Lei è stata la prima donna
nel mondo metal a ottenere una copertina, l'importanza di un front art, di una cover, di testate quali Kerrang, Revolver, Rolling Stone, Terrorizer. E quindi questo qui, fra virgolette, è un enorme motivo di vanto, perché appunto nel metal c'è sempre stato questo discorso di... anzi, io, fra l'altro di recente ho sentito... Sì, vabbè, però... Non so, le donne metal no, soprattutto quando c'è anche un discorso di voce, perché deve essere attribuita qualcosa di duro, no? Deve essere duro, deve essere heavy, e quindi la sonorità. Vedi Ginger. No, no, beh, sentire gli Arch Enemy, cioè non lo so. No, ecco, volevo appunto attaccarmi. Questo discorso l'ho sentito al concerto degli Arch Enemy. Mm-hmm. Ah, okay. Ah, davvero? No. C'era gente. Quello che sì, sì, esatto. C'era gente che era lì appositamente solo per Behemoth e Carcass. Mm-hmm. E tanti. No, boh, gli Arch Enemy no. Vabbè, hanno tritato il culo, a parte questo. C'era un discorso di... Io ho chiesto, ma perché? Boh, dai, però... Cioè, va bene tutto, però... Cioè, vuoi mettere una donna che canta con un uomo? Ho detto, ragazzi... la grinta... Mo che sia un discorso di Scream, eccetera, sì. Arch Enemy, Ginger... Ma anche la nostra Cristina, piuttosto che... tantissimi altri, dai Nightwish piuttosto che altre band, che hanno quelle sonorità chiaramente più melodiche, non mancano di arte, non mancano di nulla, proprio di nulla a che vedere. E questa cosa qui secondo me è un passatemi il termine, un cancro che noto tanto nella mentalità metal in Italia, della quale, cioè, io mi, cioè, mi estraneo, mi dà fastidio che sia così. Ma poi il sottotesto in queste frasi è che l'uomo deve per forza ricoprire quella figura invece di strong, e non fare un testo magari più introspettivo, cioè come se io dovessi scrivere solo brani alla Motley Crue praticamente, e non parlare mai di un malessere, di un pensiero. Ma anche solo del perché la grinta che deve avere questo genere, perché deve avere della grinta, non può essere capitanato o sostenuto da una femmina. Mm-hmm. Come se, no, se mancasse, capito? C'è sempre la classificazione del... lei deve... Cioè, la femmina deve essere colei che fa quel lato delicato, cioè fa sempre quella cosa della quale sembra scritturato da dover fare, così come il maschio, perché questa cosa dopo si è andata a ribaltare, e, io, cioè, e noi ex frequentatori di colonne, e Dave sai di che parlo, lo sappiamo bene, quindi uno stereotipo che non poteva farti vedere emozionale, non poteva farti vedere in uno stato nella quale questo genere grintoso non poteva farti scendere delle lacrime, non poteva avere a fianco qualcosa che in un qualche modo potesse togliere o ledere questa fantomatica mascolinità. Infatti, certo, tutto quello che è stato categorizzato emo o simil, non, insomma, tutto quello che era alternativo degli anni 2000, non sto a dire la parola, però, perché è bannabile su Twitch, però la parola con la F è il commento, direi al 95% utilizzato per descriverlo. Sì, dai true metallers. Sì, lo è stato per molto tempo. Mi ricordo anche tanti video dove le mie band preferite venivano etichettate con la F-word. E ragazzi, comunque abbiamo una chat molto attiva oggi, ne approfitto per salutare. Stavo tutti leggendo prima De Esposito Primo, Selly, Pasquale, Alfabeto del Rock. E De Esposito Primo esprime un parere con il quale non sono d'accordo, e ora dirò il perché. Allora, lui dice: il mondo è maschilista, ma anche la donna si è adattata. Allora, perché non sono d'accordo? Perché se tu sei in una... Non ho capito, scusami Dave, ripeti? Il mondo è maschilista, ma anche la donna si è adattata. E non sono d'accordo sulla donna si è adattata, perché se tu non sei tutelata, anche da un punto di vista... o tutelata da un punto di vista legislativo, e stai subendo un abuso, non è
adattarsi, essere succubi di un sistema che funziona in maniera sbagliata perché non c'è stata abbastanza attenzione, magari politica, per quanto riguarda per quanto possono riguardare i diritti. Vedi la legge allo stalking, non è un vero adattarsi, cioè adattarsi è semplicemente allora, un reato. È anche brutto da usare come termine, adattarsi. Bisogna fare un distinguo, ovvero essere brave e persone intelligenti sia maschio che femmina, perché chiaramente ci sono i casi al contrario in cui c'è tante donne magari che fanno il gioco. Allora, ho capito il commento che sta dicendo. Alcuni si approfittano di certe dinamiche, certo, per trarne vantaggio, ma quelle sono semplicemente legate alle persone. Sono persone stupide, persone che dal resto della comunità vengono totalmente schifate, cioè così come per gli uomini che fanno determinate cose, cioè uomo e uomo che si intenda, donna e donna che si intenda, non si comportano in certe maniere, quindi hanno un codice, un'educazione, una cosa che dovrebbe essere alla base. Poi ci sono tanti, ma purtroppo ancora, per fortuna ancora non è la maggioranza, quindi non va bene mai fare di tutta l'erba un fascio, bisogna sempre fare il distinguo. E poi certo, sono persone e comportamenti da combattere, ovviamente. Sì, cioè... E avere il supporto dell'altro sesso è sempre importante, secondo me, sia da un lato che dall'altro. Cioè, il fatto che sia una cosa da donne non va ignorato da noi maschietti, e quando succedono determinate cose a noi maschietti da parte delle donne, o comunque comportamenti che comunque però sono minoranze in confronto a quello che appunto succede, gli abusi che ricevono, bisogna sempre avere un atteggiamento di supporto. Però è ottimale fare un distinguo. Le persone che si comportano in questo modo sono legate alla persona che sono, e sono delle merde probabilmente nella vita, cioè non... Sì, molto probabile. Sì, esatto. Molto probabile. Ma perché poi vedi, è tutto collegato. Tipo un'altra delle date che non ho segnato è praticamente la legge sulle donne incinta quando lavorano, no? Anche è una delle violenze più velate è quella del ricatto, del ricatto economico, no? Perché del magari una donna si dedica alla famiglia e magari l'uomo, che ha questo ruolo patriarcale, fa quello che cazzo vuole perché sa di averla in pugno e ha la possibilità di mandarla in mezzo alla strada quando vuole. Ma non dovrebbe essere così. Avevo visto tempo fa, ma poco tempo fa, una cosa simile sul mondo del lavoro, di questa ragazza che fece un video, lo vidi su TikTok, in lacrime, totalmente disperata. Aveva lavorato per fare, ha studiato, scusami, per fare, non mi ricordo quale fosse, una determinata mansione, cose eccetera, è scoppiata in lacrime in questo sfogo, perché tutti quanti i colloqui che ha fatto riceveva questa domanda: ha intenzione di fare una famiglia? Fare famiglia, sì. Perché il discorso velato è: se ha intenzione di fare una famiglia? Gli diceva assolutamente sì. Ah, ok, quindi la mentalità aziendale è: per me sei un peso, perché un domani potrei perderti, dovrei prendere un'altra persona che devo formare, che devo stipendiare, fare tutte queste cose qui. Quindi, cioè, è grave il fatto di che non possano avere un pensiero lavorativo o di carriera, a meno che non sia basato su un cinismo di vita testa bassa, fare una famiglia non se ne parla. Questa cosa, sì, qui, esatto, è una cosa che, cioè, è pesantissima. Sì. Infatti questo sfogo che fece fu cioè, e io, cioè, dove vado a sbattere la testa, perché questa cosa è, insomma, pesante. Io vedi con i miei occhi un atteggiamento del genere quando lavoravo in ristoranti e bar qualche anno fa, e c'era una mia collega che rimase incinta, e questo avvenimento per il titolare fu un disastro, perché appunto per lei non era un avvenimento positivo, ma
cavolo, adesso io ho un dipendente in meno, hai fatto una cazzata, e le ha urlato addosso davanti a tutti. Ridicolo. La cosa più agghiacciante in tutto questo è che non è solamente l'azione in sé, ma che il titolare era una donna. Quindi c'è comprensione zero, totale. Agghiacciante. È un problema che si ripete e continua ad esistere, purtroppo. Quindi questo ci fa denotare che sì, abbiamo fatto dei passi avanti, siamo sempre più consapevoli che bisogna agire, come ha detto Danny, di supporto, ma da qua a dire che la situazione è stabile, equilibrata, è ancora molto presto. No, non lo è, ma... No, ma non l'ha detto nessuno, mi sa. No, infatti, era un rimarcare questa cosa, purtroppo. Sì, no, ma questo rimarca proprio l'importanza di questi avvenimenti, di queste ricorrenze che ricordiamo con una data simbolica, sì, di fare un po' di divulgazione, perché... Esatto. Magari uno nella freneticità delle giornate non ci pensa, però sono cose... E di non restare in silenzio, soprattutto parlarne, come abbiamo appena detto, e se vedete qualcosa, se vi rendete conto che siete in strada, vedete qualcosa di anomalo, o intervenire, o se non siete nelle competenze di poterlo fare, chiamare le forze dell'ordine e essere sempre di supporto, a prescindere. Mm-hmm. A prescindere, sì. Avere un numero di emergenza per chiamare le forze dell'ordine. Ci sono delle app, dei video su YouTube, se cercate, yes, li trovate in un attimo. Tipo, invece di fare lo screenshot, chiama subito il 118, no, il numero della polizia. Qual è il numero della polizia? Non mi so. 118. Il numero della polizia è il 112 e il 113, il carabinieri e polizia. È l'ambulanza, perché io... Il 118 è l'ambulanza, esatto. Perché io sono un po' cagionevole, quindi... Non ti preoccupare. In che senso cagionevole? Infartini, cose, io sono pronto a premerla subito. E comunque, okay. C'è anche un altro numero molto importante, scusami Dave, è proprio legato al numero antiviolenza e stalking, che è il 1522. Questo è proprio dedicato principalmente per le donne che hanno subito violenza, che la stanno subendo o che stanno subendo stalking. Sì, dai. Che è specifico. E un'altra cosa che di cui non abbiamo parlato è che spesso le violenze provengono proprio da familiare, cioè molte figlie subiscono la violenza verbale, fisica, ma anche sessuale dal genitore spesso. Purtroppo sì, è vero. Nice. Allora, grazie, qui abbiamo Danny. Un paio di commenti, sempre da Esposito il primo, che dice: io sto ascoltando le bambole di Pezza, felice che sono tornate a fare musica, che hanno rilasciato, mi pare, proprio il 25 novembre, un nuovo brano, no Zeb? Magari te sei più informato. Sì, esatto, posso, giusto 30 secondi, hanno fatto uscire un featuring con Joe Squillo, che è una nota figura nella scena italiana, faceva dei brani punk molto interessanti anni fa, e hanno appena fatto uscire un brano che si chiama Non sei sola, che parla appunto di questo tema. Cleo insieme a Joe hanno creato questa canzone molto bella, dove c'è questa chiave punk che richiama appunto lo stile, il connubio tra le bambole e Joe Squillo, e il videoclip è stato fatto da una grande videomaker che è Dalilu. Infatti la forza delle donne si è unita al 100% a 360 gradi per creare questo meraviglioso video. E poi sempre il 25 c'è stata questo bellissimo evento a Milano, dove hanno fatto la collaborazione con The Wall of Dolls, appunto per la lotta contro la violenza di genere, e è stato veramente un bellissimo evento. Il brano è molto bello e si può l'ho sentito. Spotify e guardare su YouTube il videoclip, molto bello. Complimenti alle bambole di Pezza. Andate subito a sostenere le nostre amiche bambole. E poi abbiamo Sally che scrive: Dave assurda come frase, si riferisce al mio amico del liceo che diceva non riesco a rispecchiarmi, perché il rock è stato inventato proprio da una donna. E io, sai che non sono informato. Colgo impreparato pure io. Sono impreparato. Io invece ho visto una robina al riguardo. Se non vado errato, una donna di colore che dovrebbe essere partito da quello che era il vecchio blues. Ah, ok. Allora, da probabilmente Robert non Johnson, so. Ragazzi. Roberta Johnson. Può essere, non lo so. Okay. Io di bluesman donne conosco Big Mama Thornton, che era una grande bluesman. Scrivici di chi stai parlando, perché io attribuisco la nascita del rock a un po' a Elvis e un po' a
non so, Jerry Lee Lewis o pronto, come si chiama quello Johnny B. Goode? Chuck Berry. Chuck cazzo. Berry. Cioè, no, scusami, scusami, ho detto una storia. Ti è piaciuto il pronto? Pronto. Pronto. Quindi sono assolutamente curioso di sapere chi è questa donna che ha inventato il rock. Esatto. Lo vorrei sapere. E niente, volevo salutare Mia Winter Wallace che era apparsa nel video che aveva creato Danny e che è passata qui a fare delle puntate di A Lezione con, quindi andate a recuperare anche quelle. Grande. Beh, ciao. Ciao. Dave, vuoi deliziarci tu? Io... raga, io allora non ho preparato dei contenuti video, cioè ho qui delle foto per voi che magari ci facciamo una chiacchierata, perché saranno sicuramente artisti che piacciono a tutti, quindi Avril Lavigne. Certo. Beh, chiaro. Cioè, raga, c'è cioè... Ma secondo, cioè lei è proprio una di quelle dei miei artisti preferiti, tipo top 20, ma per non dire top, allora, ragazzi, 10 forse. Quando si parla di Avril Lavigne, in realtà si sta parlando anche qui di una prima cosa per quanto riguarda il discorso delle donne nella musica. E si parla soprattutto del punk, pop punk, quello un po' più commerciale del termine, perché ha in realtà ispirato una valanga di band da cui Hayley Williams dei Paramore ha dichiarato, certo, in un'intervista che se non fosse stata per Avril Lavigne lei non sarebbe dove è oggi, nel senso lei le ha proprio dato quella scintilla per dire no, basta, anch'io voglio essere come lei, voglio fare musica, voglio fare pop punk, voglio spaccare, ce la voglio fare, perché aveva 16 anni ai tempi ed è stato un eccola lì, cioè, eccola lì, yes, perché volevo eccola parlare di Hayley, che è un altro dei miei artisti preferiti in assoluto, cioè io adoro i Paramore, mi pare che quella discussione nacque proprio perché stavo parlando dei Paramore. Sì. Tra l'altro lei ha subito che... ha detto mi Paramore che tra l'altro lei... chiamavo i Paramore prima, quindi è bellissimo. Tutti chiamavamo i Paramore, anche io li chiamavo così. No, io no mai. No, io Paramore li ho chiamati per noi, un po'. Noi non eravamo studiati, Danny. No, non eravamo studiati. Lei tra l'altro ha subito... oddio, adesso mi sfugge il nome. Poser! Hayley Williams. Poser! Eh? Hayley Williams. Hayley Williams ha subito... scusate, mi sfugge il termine corretto. Pronto. Quello quando praticamente mettono in circolazione delle tue foto private. Scusate, mi sfugge veramente il nome. Ah, il... ma quello lì l'hai detto? Aspetta, revenge porn. Revenge porn, esatto. Revenge porn, quello lì. Ah, sì. E purtroppo lei ha subito questo tanti anni fa. Si parla, credo, del 2008-2009. Dal sì, suo era 2009, sì, lo so. Cioè, questo è un. Per dire, pronto. No, è stato pesante. Ho già pagato per quello. Per quello che è successo, ma insomma. Ma no! Sei entrato, Danny. Posso dire che non me l'aspettavo. Allora, no, un giorno Stasky, ovviamente. Un giorno stavo passeggiando io e Danny a Salerno e io lo fermo e dico: Danny, allora, ma facciamo finta che il mio scopo nella vita da oggi finché muoio sia fidanzarmi con Avril Lavigne. Cosa devo fare? Ti ricordi? No, non me la ricordo sta cosa. Sì, bellissimo. Ti fermai, Dan, cosa devo fare per fidanzarmi con Avril Lavigne? Cioè, pensiamoci seriamente, facciamo questo piano e andiamo, cazzo. Ma è la tua celeb crush? No, sì, forse lei più di tanto. No, io ho un episodio in realtà a Salerno. Ci hanno fatto catcalling, perlomeno a me mi hanno fatto catcalling. Ah, sì, ce l'hai raccontato. Sì, ma a me è un sacco di volte. Bionda, tra l'altro. Amore! Mi hanno chiamato. Amore! Bionda mi hanno chiamato, tra l'altro. A me, amore. Pure dal tonici. Amore, io. Uè, raga! Era il motorino, bellissimo. Hanno rischiato di sbandare. Cioè, io a proposito di Celeb Crush, voglio proporre uno dei miei due contenuti al volo. Vai, cazzo. E condividerà. Allora, rimaniamo in un contesto un po' più mainstream, la conosciamo tutti, però non tutti sanno che lei è stata la protagonista di un film di Natale, uno dei più famosi. Non tutti sanno
detto anche il Grinch. Stiamo parlando madre natura pensa sempre a noi, ma anche Cristina D'Avena è stata. Stiamo parlando di Taylor Momsen, la frontman dei dei Cannibal Corpse, Carcass Corpse, esattamente. Allora, ho preparato un piccolo mini spot di un live che hanno fatto a Rock and Ring quasi 10 anni fa, perché è una canzone che ha quasi 10 anni, uno dei pezzi più famosi della band. Parliamo di Make Me Wanna Die. Make Me Wanna Die. Se la regia ci vuole fare la cortesia di mandare il clip, let's go, lo guardiamo con gli amichetti. Tra l'altro, formazione della Madonna. Non sento in half playback. No, non sento. Volume. Pronto. Iniziatevi le immagini, ragazzi, perché sono molto. Somiglia un po' al cantante delle. Sì. È vero. Qual era Zeb? Sono la stessa persona. Non sono. No. No, sto scherzando. Però hanno suonato da poco. Chi? Loro. I Pretri? Questo live? Sì. No, questo live è. Di... No, quel live. Scusa. Cioè, noi ero. Ah, sì, ho capito. Ok, ci sono, non avevo capito, scusa. sì, sono venuti in Italia. Non mi ricordo se a Bologna o a Roma, giù di lì, se non sbaglio. Comunque, sì, tanta roba, cioè loro stanno veramente spaccando. E super velocissimamente, se mi date il consenso, vi farei vedere anche l'altro contenuto, sempre live, che ho preparato, sì, per voi. Ma questa volta facciamo. Comunque, Sally ci ha risposto ed è una certa Rosetta che componeva rock blues e ha ispirato Elvis e tanti altri. Ah, ok. Dobbiamo okay. andarla a scrutare. Cioè, da qui arriva la famosa stele di Rosetta. Beh. Allora, secondo me Dave ha influenzato talmente tanto Danny che vi siete invertiti di ruolo. Adesso le freddure le sta dicendo perché, lui. Ah, perché lui dice la cazzata. Di solito sei tu che mi delizi che con blasto. Queste meraviglie. Ragazzi, io in realtà sono un mare di freddure, ma mi mantengo caldo. Quindi non provocatemi mai alle freddure, perché potrebbe essere pericolosi. Era una freddura nella freddura, questa, tra l'altro. No, era la verità. Cioè, sì. Ah, ok. Mi tengo caldo in un mare di freddure. Potrebbe essere un bellissimo testo cantato. Mi hai visto i capelli! Oh, ok. Bene, tornando al discorso, ho preparato un altro contenutino molto interessante. Sicuramente gli affezionati del genere rock, hard rock e alternative conosceranno questo nome. Uh-huh. E stiamo parlando di una band tedesca, quali i Guano Apes. Uh-huh. Ah, certo. Una band veramente 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 valida. Il pezzo che vi propongo oggi è Big in Japan, che è una cover degli Alphaville, ma loro hanno fatto questa versione incredibile. Ma quindi hanno fatto anche un'altra canzone oltre Open Your Eyes? Sì, sono una di quelle classiche band che andiamocela a scoppiare. Ascoltate. Grande Zeb, non conoscevo. Bendone, che io la straconsiglio. Sì, come diceva Danny, giustamente sono una di quelle band tipo liquido narcotic che conosci un pezzo perché è diventato hit solo quel pezzo. E sì, effettivamente Iguano, per quanto siano una band stravalida, hanno fatto un po' l'effetto meteora. Però in realtà, se non sbaglio, stanno ancora facendo della roba in giro. No, hanno avuto la loro carriera. Raga, right. Siamo arrivati in conclusione. È stata una puntata ricca, quella di oggi. È stata una puntata ricchissima. Fa strapiacere. È stata una puntata un po' seria, però dai, ogni tanto ci vuole. Secondo me è doverosa. Assolutamente. Doverosa. And that's it, ragazzi. Vabbè. That's all, folks. Cioè, vorrei dire come non ringraziare a sto punto la signora Susanna. Eh? Mia mamma,
Mia mamma? Mamma metal? Sì, sì, come non ringraziare la signora Susanna e tutti i piatti incredibili che mi ha preparato quando mi hanno ci spedato, sono andato anch'io a sto giro quest'estate a mangiare dei piattini veramente, veramente validi. Un bacione. Mua. Un bacione grandissimo a mamma metal. Io mamma che probabilmente... Sì, saluto anche mia mamma a questo punto. Saluto anche mamma Rookies a questo punto, ci sta. Salutiamo mamma Rookies. Ragazzi, un saluto da... Finalmente alla fine di questa puntatina ringraziamo i nostri amici che ci seguono da Twitch, gli amici che ci seguono da Facebook, perché vi ricordiamo che siamo anche... Esatto, ufficialmente anche in diretta su Facebook. Noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con un'altra puntata di All You Can Speak insieme a Danny e Dave e quell'altro pirla che si chiama Zeb. Quindi è stato un piacere, tesoro. Loro è stato un piacioro. Esattamente. Un saluto da Metac, Rob Zombie e Nitro. Chi è Rob Zombie, chi è Nitro? Danny è Nitro. Tu sei Nitro da anni, ormai hai fatto delle foto. Io sono un misto tra io sono un misto tra Rob Zombie e James Hetfield. James Hetfield. Se la contendono. Beato te. È vero, questo lo ammetto, ho fatto delle foto a nome di Nitro. Ufficiale? Cioè, sì, nel senso, ero andato a vedere Nitro Rock Planet e ti hanno scambiato per lui. Brava. No, Nitro, figa la foto così. Ma pure a Salerno, che tipo Danny è stato un eroe che ha salvato una persona che era svenuta in mezzo alla strada. E a un certo punto un ragazzo fa: wow, grande compa, comunque pari Nitro, sei bellissimo. Fantastico. È vero. Bellissimo. Vabbè. Ciao ragazzi. Buonanotte. Buona veglia. Un bacione. Ciao a tutti, ragazzi.